poi Della Valle accoppiato con Krosin, attacca verso sinistra, è pronto l'aiuto di Stephens, insiste Della Valle, vuole una soluzione personale, poi si appoggia in direzione di Taio Diasi, gran movimento sul perno, dolcissimo per Brescia. Primo canestro nella serata del Palasera di Migni per Tommaso La Quintana, step back, jumper a segno con il fallo Chris Dau. Nella transizione, nella correre il campo abbastanza rapidamente, poi dall'altra parte Odiasi fa vibrare all'errore Cuonu, allora gioco a due sul lato, Krusin innesca, Stephen sbaglia ma c'è la correzione a rimbalzo per Jamal Jones. Messenburg, 20 secondi, Achele Della Valle prova a prendere la linea di fondo, spazio, tantissimo spazio qui per Taylor, a segno appunto, ripetiamo, del terzo quarto. Della Valle, Messenburg in punta, Cobbins si sposta dentro, Messenburg tiene il contatto, segna con il fallo, può attaccare anche Benjus in questo mismatch, vediamo, ci prova ora, crea separazione, appoggia la tabella, c'è il sorpasso Brescia, 7-3, 7-1, gran canestro per Benjus, la Dinamo non ci sta, in uscita dal timeout, meno 2, anzi più 1, chiedo scusa, 7-6, 7-5, Cobbins decolla sulla testa di Jones, o trash talking o magari il pallone allontanato, vediamo un po'. La schiacciata è devastante. Sarà una lunga processione, immaginiamo, da una lunetta all'altra. Robinson col secondo sbagliato di proposito, arriva sul rimbalzo e poi Jones! Corto di proposito, la lotta a rimbalzo, tocca Cobbins, tocca anche Robinson, lascia lì l'assist per Jamal Jones ad appoggiare la parità. Attende Della Valle, sale Cobbins per bloccare, ancora Della Valle dentro col sottomano vincente fino in fondo, Amedeo Della Valle viene preso in consegna ancora da Stephens, nuovamente mani piene per il 5 del banco di Sardegna contro Della Valle, step back, tiro da 3, Amedeo Della Valle. Rimessa in attacco per la Dinamo dopo il timeout, Benjus spara subito da 3, non è ancora finita, c'è ancora vita per la Dinamo. Vediamo se replica Robinson, anche questo è sbagliato ma c'è il rimbalzo di Cobbins, finisce qui al Palasera di Migni, vince la Germania Brescia dopo 45 minuti di intensissima battaglia.